Periodo estivo si prova a dare rassicurazioni su quella che è l'edilizia scolastica, i tanti lavori in corso in merito anche ai lavori sul PNRR. Sì, e durante il periodo estivo sono moltissimi cantieri iniziati a Pistoia. Qui siamo davanti alle scuole Frosini, questo è uno dei cantieri più importanti che abbiamo e fa parte dei cantieri del PNRR, così come la scuola Melograno che è a fianco. La prima scuola che abbiamo chiuso a causa proprio di problemi statici e sismici nel 2017, da lì è iniziato l'iter per la ricerca di fondi. Questo è un quadro economico, siamo oltre 5 milioni di euro. È un lavoro importantissimo perché la scuola quando è finita sarà una scuola moderna. Previsione si parla della fine del 2024? Sì, fine del 2024. I lavori, devo dire, stanno procedendo secondo i ritmi del cronoprogramma. La riapertura di queste due scuole, che poi fanno parte qui della zona di San Lorenzo, sarà una cosa importante anche per il quartiere, quindi per il centro. Sono però molti altri gli interventi in questo momento. Oltre appunto al Melograno abbiamo gli interventi sulla scuola di Ponte alla Pergola, anche lì per un quadro economico di oltre 1,5 milioni. Abbiamo il Nido al Faro, che fa sempre parte del PNRR, anche lì siamo sui 300.000 euro di intervento. Poi abbiamo altre scuole come per esempio la scuola di Piuvica, la scuola del Nespolo, e poi abbiamo ripreso anche lavori alle scuole Cino. Stiamo facendo dei lavori al Nido al Sole, al Nido Lago Mago, la Coccinella, stiamo ristrutturando alcune parti delle scuole Scino, delle scuole Roncalli, le scuole Fucini, quindi sono veramente tanti cantieri in corso, oltre anche alle Martin Luther King, che abbiamo finito il primo lotto e quindi ora stiamo per iniziare il secondo lotto. Per quanto riguarda poi il reinserimento di tutti i bambini e ragazzi? Per quanto riguarda le scuole Marconi abbiamo già fatto il trasferimento e il trasloco, la stessa cosa per le aule delle Scino che erano all'interno delle scuole Roncalli. Abbiamo preparato e stanno finendo il lavoro proprio per accoglierli, quindi i ragazzi che erano dentro le Roncalli saranno riaccolti dentro le scuole Scino. Abbiamo fatto tanti lavori in questi anni, quindi abbiamo ripristinato aule in disuso, abbiamo preparato aule che erano destinate ad altri servizi, quindi tutti i ragazzi saranno ricollocati all'interno delle scuole, saranno accolti in maniera dignitosa, e quindi per questo voglio rassicurare tutti i genitori.